Salgono gli ospedalizzati in Liguria, ma le terapie intensive sono al 10%. A Genova il cluster più numeroso, un focolaio in RSA a Savona, possibili misure restrittive per le aree più colpite. Sestri Levante riattiva i servizi come spesa a domicilio e consegna farmaci per chi è sottoposto a quarantena, incrementati i controlli sul rispetto delle regole. Sul Recovery Fund sono appese le aspettative di 136 progetti in Liguria, tra questi anche il traforo per la Fontana Buona, iniziato il vaglio della cabina di regia ligure. Costruire il domani riflettendo sul tempo che stiamo affrontando. La pastorale giovanile della diocesi propone 3 incontri serali sul web dedicati ad animatori, educatori e genitori. L'abbazia di San Fruttuoso di Camogli e Casa Carbone a Lavagna sono protagonisti delle giornate FAI nel Tiguglio, visite guidate in tutta Italia per raccogliere fondi a tutela del patrimonio artistico. Serie B, punto strappato in extremis per la Virtus Entella che al comunale di Chiavari, di nuovo davanti al proprio pubblico, pareggia per 1-1 contro la Regina. Il gol di Mancoso su rigore all'89esimo. Buonasera ai telespettatori di Tiguglio Oggi. Subito l'aggiornamento per quanto riguarda i dati del Covid di oggi. Sono 464 i nuovi positivi in Liguria a fronte di 5.173 tamponi. La crescita resta stabile rispetto agli ultimi giorni, mentre aumentano le persone ricoverate. Oggi sono 23 in più per un totale di 402 in tutta la regione. 38 i pazienti in terapia intensiva, 2 invece i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Si tratta di 2 donne, entrambe di 92 anni, spentesi alla Galliera e al San Martino di Genova. Per l'ASL 4 sono 3 i nuovi casi positivi registrati, 30 le persone ricoverate, di cui 28 nel reparto Covid dell'ospedale di Sesto Levante. Le sorveglianze attive, sempre nel Tiguglio, sono 361 per un totale di 4.396 in tutta la regione. E negli ultimi 15 giorni si è registrato un aumento dei contagi anche in Liguria. Il quadro generale tuttavia è molto diverso da quello della primavera scorsa. Le ospedalizzazioni sono principalmente in media e bassa complessità, mentre le terapie intensive al momento sono al 10% della loro capacità complessiva. Nel consueto punto stampa in regione è stata fatta un'analisi per ciascuna azienda sanitaria, annunciando possibili eventuali misure restrittive per le aree solo maggiormente più colpite. Sentiamo. L'andamento dei contagi, così come le ospedalizzazioni, sono in crescita in tutta la Liguria. La situazione, tuttavia, è diversa rispetto alla primavera scorsa. L'analisi per ciascuna azienda sanitaria ligure è stata tratteggiata da Elisa. Il dato regionale è il riverbero della situazione nella città metropolitana di Genova, dove gravita il maggior numero di popolazione. Abbiamo assistito a un netto incremento dell'incidenza. È evidente che il peso in termini di popolazione della provincia di Genova trascina l'aumento dell'incidenza nell'intero territorio regionale, come illustrato dalla linea tratteggiata. Dopo l'impennata del mese di settembre è tornato sotto controllo il cluster di La Spezia, sostanzialmente analoga alla situazione nell'Imperiese, mentre un deciso incremento di casi si registra nell'ASL 2 di Savona per un nuovo focolaio esploso in una residenza sociosanitaria per anziani. Proprio per le caratteristiche peculiari di essere limitato a un'unica comunità, preoccupa meno da un punto di vista della circolazione. La capacità di curare i pazienti, l'abbassamento dell'età media contribuiscono a rappresentare un quadro molto diverso rispetto al marzo scorso, con un'incidenza maggiore per i ricoveri di media intensità. Abbiamo una crescita di tipo esponenziale, seppur rallentata dall'attività di tracciamento e dall'attività di contenimento messo in atto dai dipartimenti di prevenzione. Le terapie intensive stanno registrando invece un incremento costante ma lento. L'utilizzo dei posti letto di terapia intensiva oscilla ormai da giorni, da credo più di un mese, tra i 25 e i 30 posti letto. La regione Liguria ha una potenzialità di 250 posti letto, perciò siamo ben distanti da quei numeri, da quei momenti. Ma naturalmente la guardia deve essere tenuta alta e noi, dal punto di vista pratico sul campo, confrontare i dati.
E nuovi provvedimenti sono attesi per la giornata di domani sul fronte delle restrizioni. Questo pomeriggio c'è stato un incontro tra le regioni e il governo con il ministro della Salute Speranza e quello dei rapporti con le regioni Boccia. Stiamo lavorando ad interventi che al momento escludono il coprifuoco, modello francese, e ulteriori strette a bar e ristoranti che però devono continuare a rispettare le regole con grandissimo rigore. A parlare su Facebook è il governatore della Liguria Giovanni Toti. Per agevolare il trasporto pubblico invece potrebbe essere introdotta un po' di didattica a distanza, rotazione per le ultime classi degli istituti superiori e incentivato lo smart working, notizia che andiamo a leggere, abbiamo letto sul sito di ANSA Liguria. Andiamo adesso a Sestri Levante, il comune ha deciso di riattivare i servizi a sostegno delle persone sottoposte a quarantena, in particolare con la consegna della spesa e che avviene tramite i servizi sociali. Intanto vengono incrementati anche i controlli sul rispetto delle norme anticontagio. Il comune di Sestri Levante riattiva i servizi per le persone in quarantena a fronte della crescita del numero di soggetti positivi al Covid-19. Siamo partiti con le spese a domicilio attraverso il nostro servizio di assistenza domiciliare e nel contempo stiamo partendo con un avviso pubblico sostanzialmente per chiamare di nuovo a raccolta personale volontario che ci aiuti in modo più strutturato dovessero intervenire situazioni che richiedono un supporto maggiore. Rispetto alla primavera, quando erano molte le persone anziane e sole a cui era necessario consegnare la spesa oppure i farmaci, oggi i servizi devono fare fronte anche ad una richiesta di supporto familiare. Ci sono infatti giovani e giovanissimi in casa, perché positivi o perché sottoposti a quarantena, ma si avverte anche la necessità di avere informazioni chiare. Arrivano anche tante telefonate di persone che chiedono informazioni, che chiedono insomma, la possibilità di sapere che c'è qualcuno che si occuperà di loro nel caso di bisogno. L'obbligo di mascherina è sostanzialmente rispettato. Sestri Levante ha deciso comunque di incrementare i controlli. Ora abbiamo messo in campo anche delle pattuglie serali in modo da verificare anche il rispetto delle misure del DPCM che prevede la chiusura degli esercizi pubblici ad una certa ora, e dalle 21 il fatto che non si possa più dare da bere in piedi e mi hanno rendicontato i vigili proprio che nelle scorse serate c'è stata una situazione abbastanza tranquilla. Sono state riprese alcune persone ma non subito, insomma, adottato i comportamenti corretti. L'altro aspetto che stiamo monitorando strettamente sono le uscite dalle scuole, in particolare della scuola media e dell'istituto superiore. Proprio per verificare che anche al di fuori dell'ambiente scolastico ci siano quelle norme di tenuta della mascherina, di distanziamento, che sono le norme che, lo diciamo ancora una volta, salvano le persone dal contagio, salvano tutti voi dal contagio. E salvare uno dalla povertà per salvare tutti. È il tweet pubblicato da Papa Francesco in occasione della giornata dell'ONU per lo sradicamento della povertà. Francesco ancora una volta ha voluto mettere in evidenza come la sofferenza di alcuni rischi di coinvolgere molti se non si interviene sul caso singolo. Intanto è stato pubblicato il rapporto Caritas sulla povertà in Italia e i dati non sono positivi. Sentiamo. Le nuove povertà con la recessione economica e il coronavirus aumentano anche in Italia. È quanto emerge dal rapporto di Caritas Italiana pubblicato in occasione della giornata mondiale di contrasto alla povertà. In tre mesi, cioè fra il marzo e il maggio del 2020, si è registrato un forte incremento del numero di persone sostenute a livello diocesano e parrocchiale. Complessivamente si parla di circa 450.000 persone in tutta Italia. Lo stivale registra poi nel secondo trimestre di quest'anno una marcata flessione del PIL e un calo di 841.000 occupati rispetto all'anno precedente. I dati dei centri di ascolto Caritas evidenziano che l'incidenza dei nuovi poveri nel periodo maggio-settembre del 2019 era del 31%, mentre nello stesso periodo di quest'anno è arrivata al 45%. In questo tempo la rete Caritas sta intervenendo grazie a circa 62.000 volontari dal nord al sud del paese. Ha continuato così a non far mancare la sua prossimità e generosità verso i più poveri e i più vulnerabili. Quello che il Covid-19
9 ha messo in evidenza è il carattere mutevole della povertà. Il rapporto Caritas sottolinea che occorrono strumenti di analisi e di intervento adeguati al mutato contesto e che è necessario mettere in relazione i dati sulla povertà, sia assoluta che relativa, con quelli sui percettori delle misure di contrasto. Occorre realizzare analisi di lungo periodo per monitorare come cambiano le condizioni di vita delle persone in povertà e se come su di esse incidono le misure pubbliche. Bisognerà poi concepire le misure nazionali di contrasto alla povertà come un work in progress da revisionare periodicamente e infine, secondo Caritas, si dovranno intercettare le cause della povertà. Come ha detto Papa Francesco il 3 ottobre scorso, c'è da lottare contro le cause strutturali della povertà, la disuguaglianza, la mancanza di lavoro, quella della casa, la negazione dei diritti sociali e lavorativi. Fin dai primi giorni dell'emergenza sanitaria, Caritas italiana e le Caritas diocesane hanno comunque continuato a stare accanto agli ultimi e alle persone in difficoltà, spesso in forme nuove e adatte alle esigenze contingenti. A favore di tanti piccoli commercianti e lavoratori autonomi, le Caritas diocesane, in particolare, hanno erogato sostegni economici specifici in 136 diocesi, compresa quella di Chiavari, sono stati attivati fondi dedicati, utili a sostenere le spese più urgenti, come l'affitto degli immobili, le rate del mutuo e complessivamente sono state aiutate 2.073 persone. E restiamo a parlare di economia perché il Recovery Fund, il fondo garantito dall'Unione Europea e destinato ad aiutare i paesi più colpiti dalla crisi legata alla pandemia, sono appese le aspettative per 136 progetti presentati alla cabina di regia Ligure. Si tratta solo di una prima parte di richieste per un valore complessivo di 18 miliardi di euro che saranno ora esaminate per valutare la possibilità di finanziamento. Pierluigi Vinai, direttore di ANCI Liguria, spiega i criteri di selezione e quali sono le opere in gioco. I 136 progetti sottoposti alla cabina di regia Ligure del Recovery Fund sono caratterizzati da un denominatore comune. Devono essere tutte progettualità di area vasta. È inutile immaginare di trovare soddisfazione in questo genere di progetto per iniziative di tipo comunale, di tipo modesto, non tanto per l'importanza, per carità, quanto per la territorialità. I piani sono stati suddivisi in 6 cluster corrispondenti ad altrettante categorie. Quella che ha il maggior numero di richieste, 55, è l'area relativa alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica. Puntano su regimazione di acque, puntano su sostenibilità ambientale, puntano su un entroterra che deve essere per forza migliorato, per esempio con una metanizzazione che a oggi è ancora molto carente. 39 le richieste che riguardano opere destinate a migliorare le infrastrutture e la mobilità, tra questi alcuni progetti di antica memoria ritenuti strategici perché la regione non rischi l'isolamento. Dalla Pontremolese al tunnel della Fontana Buona, dalla Armo Cantarana fino all'Albenga Carcare Predosa. Un settore di sviluppo importante è rappresentato dalla digitalizzazione, strumento di rilancio soprattutto per le aree dell'entroterra. La banda ultralarga, se ne è parlato tanto, ma non ci siamo, i cantieri sono terribilmente indietro e questo non è più accettabile. In attesa di definire i progetti sulla salute per i quali è attesa l'indicazione del governo, le proposte saranno vagliate dalla cabina di regia. Ci sono dei criteri che tengono conto sia della definizione progettuale, sia dell'importanza territoriale e sia della condizione di eventuale già ricevuta finanziamento parziale o totale, cioè questi progetti dovrebbero essere vergini da un punto di vista di finanziamenti ricevuti. Apriamo la pagina diocesana, 3 parrocchie della Val Graveglia avranno un nuovo pastore mentre cambia il viceparroco di Sant'Anna di Rapallo. Il vescovo ha scelto Don Luca Sardella come parroco delle comunità di Santa Maria di Né, San Martino di Caminata e dei Santi Cipriano e Giustina di San Buceto, guidate negli ultimi 5 anni da Don Andrea Buffoli. La notizia è stata comunicata questo pomeriggio a Rapallo dal vescovo stesso nel corso della celebrazione delle cresime nella parrocchia di Sant'Anna dove Don Sardella è vicario parroco.
parrocchiale. Il sacerdote è stato nominato anche aiuto pastorale della zona pastorale di San Salvatore di Cogorno in affiancamento a Don Maurizio Prandi. L'ingresso è previsto nel prossimo mese di novembre. L'impegno di Don Luca si alternerà tra la nostra diocesi e Roma, dove si recherà alcuni giorni alla settimana per proseguire gli studi di diritto canonico alla Pontificia Università Lateranense. Continuerà il suo servizio di assistente diocesano del settore giovani dell'Azione Cattolica, mantenendo anche l'incarico di docente del corso di mezzi di comunicazione sociale all'Istituto Superiore di Scienze Religiose della Liguria e la collaborazione con, come giornalista del quotidiano Avvenire. Nel corso della stessa celebrazione a Rapallo, questo pomeriggio, il Vescovo ha annunciato di aver nominato il sacerdote novello, Don Jacopo De Vecchi, vicario parrocchiale della parrocchia di Sant'Anna, aiutando così il parroco Don Aurelio Arzeno nella cura pastorale di questa comunità. Anche in questo caso l'entrata in servizio sarà nel mese di novembre. E leggere i segni del tempo è il titolo di un corso di formazione per animatori, educatori e genitori promosso dal Servizio per la Pastorale Giovanile della Diocesi di Chiavari. 3 serate con inizio alle 21 per riflettere sul momento che stiamo affrontando. Si parte martedì 20, si potranno seguire gli incontri con Zoom, sulla piattaforma Zoom, sul canale YouTube della Pastorale e in diretta su Telepace 3 al canale 115. Vediamo la presentazione. L'idea è stata quella di accompagnare gli educatori a leggere il tempo che stiamo attraversando, consapevoli che questa stagione inedita della nostra storia ci chieda un supplemento di pensiero e di discernimento comunitario che parta dall'ascolto della realtà. E sono così nate 3 serate di riflessione, 3 appuntamenti rivolti non solo agli educatori del nostro territorio che lavorano nelle parrocchie, nelle associazioni e nei movimenti, ma anche ai genitori, proprio nella linea di costruire quelle alleanze educative con le famiglie dei ragazzi che incontriamo. Certo, non si tratta né di inventare strategie né di elaborare nuove tecniche, ma di rinvigorire la consapevolezza che la strada feconda per la cura educativa è quella che mette al centro la relazione personale. La bozza del progetto pastorale giovanile nazionale fa emergere con forza il desiderio che i giovani in questa fase storica così complessa non siano lasciati da soli. Lo scriveva anche Danilo Dolci: se la pelle non sente, la mente non capisce. Proprio per mettere in luce quanto sia decisivo il coinvolgimento personale offerto con pazienza dall'educatore in ordine a cammini di formazione umana e spirituale. Iniziamo martedì 20 ottobre sul tema narrare il dolore, saremo accompagnati dal professor Raffaele Mantegatta proprio per elaborare il tempo che stiamo attraversando. Poi continueremo con Insegnaci a pregare insieme al padre gesuita Matteo Supritti e sul tema Amare il prossimo ci accompagnerà Matteo Santini, responsabile delle attività educative della Papa Giovanni XXIII. 3 serate di incontri per rinvigorire la consapevolezza, come ci ricorda spesso Papa Francesco, di passare in questo tempo storico dal mio al noi. Vediamo la cronaca, scontro tra uno scooter e un autobus a Sesto Levante nella rotonda di via Bruno Primi e via Fabbrica e Valle questa mattina intorno alle 10. L'impatto è avvenuto a bassa velocità e la ragazza alla guida del motociclo ha rimediato solamente qualche contusione. Sul posto l'automedica del 118 e l'ambulanza della Croce Rossa di Riva Trigoso che è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Un'automobile ha tamponato invece una bicicletta mentre percorreva le gallerie delle Grazie lungo la via Aurelia a Chiavari questa mattina intorno a mezzogiorno. Lo scontro è avvenuto anche in questo caso a bassa velocità, il ciclista è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna, sul posto sempre l'automedica del 118 e l'ambulanza della Croce Verde di Chiavari. A Lavagna i poliziotti del commissariato di Chiavari hanno arrestato un 32enne per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Nella sua casa gli agenti hanno trovato 167 grammi di hashish, 70 di marijuana, 11 di mannite e 170 euro di banconote di piccolo taglio, un bilancino di precisione. La segnalazione è arrivata da alcuni abitanti della zona. Uno straniero di 35 anni senza fissa dimora e con precedenti è stato denunciato per truffa aggravata, sostituzione di persona e per aver utilizzato documenti falsi. L'uomo è riuscito a farsi accreditare 600 euro per l'acquisto di un vogatore che però non ha mai consegnato. I soldi sono stati versati dalla vittima su un conto corrente bancario aperto dal truffatore usando documenti falsi. La vittima si è rivolta così ai carabinieri di Lavagna che hanno avviato le indagini e scoperto il truffatore.
Voltiamo pagina, sarà in due weekend l'edizione 2020 delle giornate FAI d'autunno con 1000 aperture in 400 città italiane e di alcuni siti di grande valore storico e artistico appartenenti al Fondo Ambientale Italiano. Nel Levante sono visitabili l'Abbazia di San Fruttuoso di Camogli e Casa Carbone a Lavagna con percorsi guidati e proposte inedite nei fine settimana del 17 e 18 ottobre, del 24 e 25 ottobre. Sentiamo. L'Abbazia di San Fruttuoso di Camogli e Casa Carbone a Lavagna sono i protagonisti nel Tiguglio e nel Golfo Paradiso delle giornate FAI d'autunno, che quest'anno eccezionalmente si svolgeranno in due fine settimana, 17 e 18 e 24 e 25 ottobre. Sono più di 1000 in 400 città italiane i siti di pregio culturale e artistico che aprono al pubblico con proposte varie, che vanno oltre alla semplice visita guidata e cercano di offrire orizzonti più ampi per contestualizzare i luoghi e le persone che li hanno vissuti. Le lezioni di acquarello di Chicchi Baggiani in collaborazione con la delegazione FAI Portofino Tiguglio e poi le classiche visite, la mia, la visita guidata col direttore, delle 14:20 il giardiniere racconta come si prende cura, oltre che dei giardini dell'abbazia, anche dei 33 ettari di terreni fra Oliveto e Macchia Mediterranea, frutto della donazione. La domenica poi la visita al borgo di San Fruttuoso alla scoperta delle tracce di cultura materiale lasciate dai pescatori che vi hanno abitato. In modo simile Casa Carbone propone un percorso incentrato sulla storia e sulla manutenzione degli orologi e visite guidate che si estendono anche ai luoghi limitrofi della città, come l'oratorio della Santissima Trinità e il cimitero monumentale. Ci saranno anche i nostri volontari che saranno assistenti dei visitatori e quindi faranno scoprire Casa Carbone, non visite guidate, bensì visite narrate per far capire loro comunque come arriva Casa Carbone al FAI e il perché Emanuele e Siria Carbone hanno lasciato la loro dimora al FAI. L'edizione di quest'anno è dedicata a Giulia Maria Crespi, la fondatrice del FAI, mancata lo scorso luglio. Lo scopo delle giornate è sempre quello di raccogliere fondi per tutelare questi spazi di pregio del patrimonio artistico italiano. Il FAI è una fondazione che si prende cura, vuole curare, vigilare e curare nel tempo tutte le sue proprietà. È un elemento su cui il FAI investe ogni anno. È poi collegato al tema del dissesto idrogeologico che stiamo affrontando in questi anni in sinergia con gli enti di tutela territoriale, il Comune di Camogli e il Parco di Portofino, proprio per dare sicurezza. E si è svolto oggi un corso formativo di elicooperazione per i volontari antincendio boschivo e i vigili del fuoco. 70 in totale le persone coinvolte in località Semaforo Vecchio sul monte di Portofino. Con l'ausilio dell'elicottero regionale sono state testate le tecniche di avvicinamento, imbarco e sbarco in condizioni di sicurezza, compresa la bonifica dell'area prima dell'atterraggio. Lo scopo dell'iniziativa è stato quello di uniformare e rendere più efficiente la collaborazione tra i vari enti che partecipano alla lotta contro gli incendi di bosco, oltre a migliorare l'utilizzo dell'elicottero. Una notizia di servizio, altre chiusure questa notte in A12 per il piano di ispezioni e interventi programmati. Il casello di Genova Est sarà chiuso in entrata e uscita in entrambe le direzioni dalle 22 alle 6 di domani mattina. La chiusura sarà nuovamente in vigore nello stesso orario nella notte tra domenica e lunedì. Adesso uno sguardo agli appuntamenti in agenda per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per domenica 18 ottobre. Raccolta straordinaria di sangue a Chiavari, l'autoemoteca dell'Avis sarà presente in piazza Mazzini dalle 8:30 alle 12:30. Escursione naturalistica alla scoperta dell'oasi faunistica del fiume Entella e organizzata dalla LIPU. In particolare si osserveranno le specie di uccelli endemiche del corso d'acqua e quelle che vi sostano durante le migrazioni. Ritrovo alle 8:30 all'inizio della pista ciclabile del lungo fiume lato Lavagna. Cerimonia di premiazione del 30° concorso nazionale di poesia e prosa Uleudo e del terzo premio di fotografia alle 10 all'hotel Due Mari a Sestri Levante. Tornano per due fine settimana consecutivi le giornate FAI d'autunno in 400 città italiane. In Liguria sarà aperta l'abbazia di San Fruttuoso a Camogli, le visite si svolgeranno dalle 10 alle 15:30, il sito sarà raggiungibile in battello. A Lavagna dalle 10 alle 18 sarà aperta Casa Carbone, edificio perfettamente.
Vedremo la conclusione dell'agenda degli appuntamenti insieme al servizio del pareggio della Virtus Entella per 1-1 al Comunale di Chiavari nell'ultima edizione di Tiguglio Oggi. Linea Roma, più tardi. In Italia quasi 11.000, ulteriori misure contro la pandemia in arrivo con un nuovo decreto. Domani sarà lo stesso Premier Conte ad illustrare novità. Proroga della cassa integrazione ed aumento dell'uso dello smart working nella manovra anticrisi al centro del Consiglio dei Ministri di questa sera. Si torna all'ipotesi di un assegno unico per le famiglie con figli. Effetto Covid, nel nostro paese i poveri raddoppiano, lo rivela il dossier della Caritas presentato oggi, sempre più italiani in difficoltà economiche. La Francia tra coprifuoco per il virus e paura del terrorismo islamista, numerosi arresti nell'inchiesta sull'omicidio del professore che in classe aveva parlato delle vignette su Maometto del giornale Charlie Hebdo. E alla festa del cinema di Roma arriva il giorno del capitano, in sala il docufilm Mi chiamo Francesco Totti del regista Alex Infascelli. E allora, buonasera, subito il confronto serrato tra regioni e governo. Nel pomeriggio il comitato tecnico scientifico, alle 21 il Consiglio dei Ministri per la manovra anticrisi. Augusto Cantelmi. Da una riunione all'altra, giornata intensa per l'esecutivo con lo sguardo fisso sui numeri, sia quelli del contagio sia quelli economici. Si comincia con il vertice Stato-Regioni per dare una linea concordata al contenimento della curva dei contagi. Il lavoro in tutte le sue articolazioni, le attività produttive e la scuola. Scuola, dobbiamo difendere la scuola il più possibile. Quindi... Scuola e lavoro, dunque le priorità. Nel pomeriggio il ministro dell'economia Gualtieri ha incontrato i sindacati, sul tavolo il nodo sullo stop al blocco dei licenziamenti. Tra poco vertice a Palazzo Chigi tra i capi delegazione dei partiti di maggioranza in vista del Consiglio dei Ministri, convocato, salvo sorprese, alle 21. Sul tavolo il via libera al documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles, passaggio obbligato verso la manovra da 40 miliardi tra le misure previste a partire dal prossimo luglio. L'assegno unico per i figli. Ma la questione economica si intreccia con quella legata al virus. Per stasera previsto anche un decreto legge con la proroga della cassa integrazione e l'ipotesi di portare al 75% il ricorso allo smart working nella pubblica amministrazione. Covid che rischia di compromettere anche l'attività parlamentare, altri contagi tra i deputati dopo i capigruppo di Forza Italia Gelmini e dei 5 Stelle Crippa, positivo anche Maurizio Lupi del gruppo misto. Ed ora i dati, ancora un'impennata di contagi nel nostro paese, quasi 11.000, l'avete sentito, i nuovi casi, atteso un nuovo decreto del governo con ulteriori misure contro il diffondersi della pandemia, verrà presentato da Conte già nella giornata di domani. Letizia Davoli. 10.925 nuovi positivi, poco meno di 1.000 in più rispetto a ieri quando erano 10.010. I dati della diffusione del Covid-19 segnano ancora un nuovo record, come nel numero dei tamponi. 165.837 quelli di oggi contro i 15.000 di 24 ore fa. In calo i decessi da 55 a 47, in aumento invece le terapie intensive da 52 a 67 per un totale di 705. Siamo molto lontani dalla entropia dei reparti di terapia intensiva, abbiamo di fronte una seconda ondata che ha caratteristiche molto diverse dalla prima, nessun allarme terribile, è necessario però che tutti ci aiutano, quanto più gli italiani sono responsabili, tanto meno ci troveremo di fronte alla necessità di dover prendere delle misure drastiche. La preoccupazione maggiore in questi giorni per l'RSA, dove stanno scoppiando decine di focolai. Da nord a sud sono qualche centinaio ormai i casi di positività all'interno delle residenze tra ospiti e operatori. Comuni e regioni iniziano solo ora a vietare gli accessi a familiari ed esterni, inspiegabilmente visti i precedenti di inizio pandemia, che ha visto proprio nell'RSA il numero maggiore di contagi e vittime. Nuovi positivi anche in Vaticano. Dopo 11 guardie svizzere, oggi risultato positivo e già in isolamento un ospite di casa Santa Marta, la residenza del Papa. La brusca accelerata dei dati ha portato
portato ad un nuovo vertice tra governo e regioni e alla possibilità di un nuovo DPCM che dovrebbe uscire lunedì. Tante le voci che si rincorrono sulle nuove misure allo studio per palestre, parrucchieri, centri di bellezza, ristorazione e mobilità, ma fonti di Palazzo Chigi hanno precisato nulla sarà vero fino alla pubblicazione del testo e già domani è attesa una comunicazione del Presidente del Consiglio. Intanto c'è chi tra le maglie dell'ultimo DPCM trova il modo di continuare a lavorare. È il caso di due locali, una a Bologna e una a Catanzaro, che rispettando la legge hanno chiuso correttamente poco prima di mezzanotte per poi riaprire qualche minuto dopo. Il provvedimento, hanno spiegato, impone la chiusura ma nulla dice della riapertura. E così hanno evitato una multa e insegnato alla politica a scrivere meglio i provvedimenti. È ampio quindi il confronto tra regioni e governo, regioni che possono decidere in autonomia maggiori limitazioni. Lo ha già fatto la Lombardia, tornata al centro dell'epidemia. Da stamani scattate nuove norme. Barbara Masulli. Come in un brutto déjà vu, la Lombardia è di nuovo capofila nella battaglia contro il Covid. E se da una parte è la regione che con più forza chiede al governo di evitare lockdown, anche parziali, per non dare il colpo di grazia alle attività produttive già stremate, dall'altra ha cominciato ad applicare misure più restrittive rispetto al resto del paese, almeno fino alle prossime disposizioni dell'esecutivo. L'ordinanza, pubblicata questo venerdì, impone a tutti i pub, ristoranti, gelaterie e luoghi della cosiddetta movida di abbassare le saracinesche a mezzanotte, ma già a partire dalle 18 scatta il divieto di consumazione di alcol o cibo in piedi, quindi sarà possibile solo il servizio al tavolo. Altro divieto, la vendita di alcol dopo le 18. Il prefetto di Milano, Saccone, però invita a non parlare di coprifuoco. La vita nostra non dipende solo da un bar, dall'apertura dei bar o dei ristoranti, però l'obiettivo è comune, la tempestività c'è, l'omogeneità territoriale regionale aiuta e annuncia controlli più serrati delle forze dell'ordine. L'ordinanza lombarda inoltre tocca anche la delicata sfera delle residenze sanitarie assistenziali. Di nuovo uno stop alle visite ai propri cari, salvo autorizzazione del responsabile medico. Altro capitolo delicato, la scuola. No a obblighi di chiusura, ma nel provvedimento la regione invita le secondarie di secondo grado, quindi licei e istituti tecnici, a organizzare le attività didattiche con modalità a distanza, alternate ad attività in presenza. Stesso invito rivolto alle università. Chiuse sale gioco e sale bingo, vietati allenamenti di squadra e gli sport di contatto, le palestre però possono rimanere aperte e Milano rimane osservata speciale. Quando c'è un'emergenza non è il momento di ripiegarsi su se stessi, così il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, in un incontro con operatori e volontari della Caritas diocesana di Perugia, città della Pieve. Occorre, ha proseguito, fare di tutto per reagire, questo fa bene alle persone che ci stanno vicino. Raddoppiano i nuovi poveri in Italia anche per via dell'effetto Covid. Emerge dal rapporto Caritas 2020 sull'esclusione sociale presentato oggi in occasione della giornata mondiale contro la povertà. Marco Burini. Più aumentano e più spariscono. Sono i poveri, che proprio non riusciamo a vedere perché non è più soltanto il classico senza tetto o il migrante appena sbarcato, ma è la famiglia dalla porta accanto con due o tre bambini, la donna con un contratto in scadenza, il giovane che non trova lavoro e la maggior parte vive al centro o al sud. Fino a oggi erano chiamati nuovi poveri, quelli risucchiati nell'indigenza senza esserci nati. Ma come documenta il rapporto annuale della Caritas su povertà ed esclusione sociale, con la pandemia le cose stanno peggiorando. Quasi la metà delle persone che si sono rivolte a un centro Caritas in questi mesi l'ha fatto per la prima volta. Se la tendenza è questa, si legge nel dossier, la povertà diventerà una condizione normale per molta gente, come è successo 10 anni fa dopo il crollo dell'economia. Anzi, potrebbe andare peggio, perché i numeri sono aumentati. In un paese che, dice l'Istat, ha un indice di disuguaglianza tra i più alti d'Europa e una bassissima mobilità sociale che penalizza soprattutto i giovani. Chi lavora in Caritas, organismo pastorale della Chiesa italiana che da decenni fa opera di supplenza e stimolo allo Stato, non si rassegna. Ma come toccare la carne del povero in tempi di distanziamento sociale? Nel momento in cui veniva subito dichiarato ciascuno a casa propria, rimanga a casa, immediatamente ci siamo posti il problema di coloro che la casa non ce l'avevano. Certamente per coloro che lavorano in Caritas, per le parrocchie, intercettare queste persone non è difficile perché
sono sempre a contatto con queste persone e queste persone sono a contatto con le parrocchie e con le Caritas. In questo senso noi siamo stati anche un buon interlocutore nei confronti della società civile che in quel momento stava cercando di recuperare appunto queste frange. Il problema rimane questo, cioè dalla emergenza che comunque sta proseguendo, cercare di capire quelli che sono gli insegnamenti e non fare dell'emergenza un dato che rimane la quotidianità. E le Caritas diocesane, come avete sentito da Don Francesco, sono in prima linea per combattere le povertà, le storie di straordinaria solidarietà nel servizio di Federico Plotti. Gravissimi sono gli effetti economici e sociali causati dalla pandemia. Sono esplosi nuovi poveri. Tante sono le persone che si rivolgono ai nostri servizi per la prima volta. Oggi si parla tanto di smart working, ma ciò è possibile solo per chi ha la fortuna di avere un lavoro. Ma non lo è di certo per tutte quelle persone che hanno lavori precari o artigianali. Il Covid ha ancora di più tracciato un solco tra i ricchi ed i poveri. L'asticella della povertà si è alzata, raggiungendo centinaia di migliaia di persone che fino ad oggi vivevano dignitosamente. Sono esplose le richieste ai nostri servizi, tantissime le persone a noi sconosciute che si rivolgono agli empori e ai nostri centri d'ascolto. Il rapporto di Caritas nazionale mette bene in evidenza quello che viviamo e vediamo anche noi nei nostri territori, anche qui a Padova. In particolare penso proprio alla solitudine degli anziani, penso alla solitudine di famiglie nel gestire le persone con disabilità in casa. Grazie al contributo straordinario dell'8x1000 abbiamo potuto aiutare e stiamo tuttora aiutando numerose famiglie in difficoltà. In questo tempo soprattutto il nostro aiuto è stato rivolto anche agli anziani soli e non autosufficienti e abbiamo innanzitutto stanziato un fondo insieme al nostro Vescovo, un fondo di solidarietà per aiutare le piccole imprese e gli artigiani del nostro territorio in questo tempo così difficile. In Europa la situazione è sempre più preoccupante. Il presidente tedesco è in quarantena, in Francia coprifuoco dalle 21 alle 6, nella Repubblica Ceca si ricorre ad ospedali da campo. Silvio Vitelli. Rinunciate a qualsiasi viaggio, a qualsiasi celebrazione che non sia realmente necessaria. Per favore, restate a casa il più possibile. È l'appello della cancelliera tedesca Angela Merkel al suo paese che sta vivendo un nuovo record dei contagi da coronavirus, più di 7.000 in 24 ore. Quello che sarà l'inverno, quello che sarà il nostro Natale, ammonito, sarà deciso nei giorni e nelle settimane a venire. La Spagna continua a viaggiare sopra quota 15.000. mentre la Francia supera i 25.000 e così a Parigi scatta il coprifuoco serale deciso dal presidente Macron, anche se il TAR di Tolosa ha sospeso l'ordinanza di chiusura dei bar e di restrizione per i ristoranti. I giudici sono intervenuti anche a Berlino ritenendo sproporzionata la decisione introdotta la settimana scorsa di chiudere i locali alle 23. Da lunedì tutto il Belgio chiuderà caffè e ristoranti per un mese. Nel Regno Unito nuove zone, oltre 1 milione di persone nel Lancashire entrano nel livello di restrizione più duro nel sistema di lockdown graduale introdotto da Boris Johnson. Anche la Russia soffre per i 15.000 contagi giornalieri, così come dalla parte opposta dell'oceano il Sud America rappresenta una situazione ormai fuori controllo. Gli attualmente positivi nel mondo superano i 39 milioni, 1 milione e 100.000 le persone finora decedute. In Francia, oltre al Covid, fa paura il ritorno del terrorismo islamista dopo l'omicidio di un professore. Massimiliano Cochi. Studenti e genitori portano fiori davanti alla scuola media di Conflans-Sainte-Honorée. C'è silenzio e sgomento in questo paesone di 35.000 abitanti alle porte di Parigi che ieri ha ripiombato la Francia nell'incubo terrorismo. Nella notte la polizia ha fermato 9 persone, quasi tutti familiari del 18enne ceceno che urlando Allah è grande ha decapitato un insegnante di storia colpevole di aver mostrato durante una lezione sulla libertà di espressione le vignette su Maometto pubblicate dal settimanale Charlie Hebdo. Il 18enne è stato
stato poi ucciso a sua volta dopo aver sparato sulla polizia. Tra i fermati c'è anche il genitore di un'alunna. Sua sorella nel 2015 aveva giurato fedeltà all'ISIS ed era partita per la Siria. Il presidente Macron, arrivato qui poche ore dopo, ha detto chiaramente che si tratta di un attacco terroristico e ha chiesto al paese di fare quadrato. Attacco abominevole, lo ha definito l'imam di Al-Azhar, il più importante centro studi dell'Islam sunnita, chiedendo però una legge internazionale contro la blasfemia. Questo abitante di Conflans-Sainte-Honorée dice di non essere troppo sorpreso da quello che è successo. Per anni, spiega, abbiamo abbandonato interi quartieri con persone che vivono in povertà e le cui vite sono controllate da gruppi estremisti di destra e islamisti. Una condizione di povertà diffusa, alimentata anche dalle conseguenze dell'emergenza Covid, sta facendo crescere la rabbia delle banlieue. L'attentato di Conflans-Sainte-Honorée arriva infatti proprio mentre la Francia, nel tentativo di frenare la seconda ondata della pandemia che fa contare oltre 20.000 contagi al giorno, ha decretato un coprifuoco senza precedenti, tutto chiuso dalle 21 alle 6 del mattino e sanzioni pesanti per i trasgressori. Restiamo all'estero, non regge la tregua nel Nagorno-Karabakh, 13 civili uccisi nella città azera di Ganja in seguito all'esplosione di un missile armeno, ha denunciato il Ministero della Difesa di Baku. L'Azerbaigian rivendica nel frattempo la conquista di diversi villaggi occupati dall'Armenia dopo la guerra terminata nel 1994. Dall'altra parte l'Armenia denuncia, sempre in violazione del cessate il fuoco introdotto a partire da sabato scorso, attacchi contro Stepanakert, capitale del Nagorno-Karabakh, con 3 civili rimasti feriti. Il Papa ha accettato la rinuncia del vescovo della diocesi di Kalisz in Polonia, Monsignor Edward Janiak, e ha nominato amministratore apostolico della sede vacante Monsignor Rys, arcivescovo di Lodz. Alcune vittime di abusi in Polonia avrebbero accusato Monsignor Janiak di aver coperto i preti pedofili. Il Papa Francesco ha ricevuto oggi in Vaticano i carabinieri della compagnia di Roma San Pietro, li ha ringraziati della loro pazienza con i turisti ed anche con i preti. Paolo Fucili. Ogni mattina quando arrivo al mio studio, nella biblioteca, prego la Madonna e poi vado alla finestra a guardare la piazza, a guardare la città e vedo lì, al fine della piazza, vedo voi. Tutte le mattine vi saluto col cuore. Vi sono grato ed apprezzo la vostra opera nei dintorni del Vaticano, dice il Papa oggi ai carabinieri della compagnia San Pietro. Far rispettare le disposizioni impartite con pazienza per le esigenze di tutti, quelli che vi fanno domande, anche i preti, osserva Francesco. Quando una persona incontra un carabiniere ha la consapevolezza di poter contare sul suo aiuto. Perciò impegnatevi, li incoraggia il Papa, a corrispondere alla fiducia e alla stima della gente per voi carabinieri, con disponibilità, prudenza, spirito di sacrificio e senso del dovere. Vi incoraggio ad essere dappertutto promotori di una cittadinanza responsabile. Aiutare la gente a essere buoni cittadini. E riservate una particolare attenzione, si raccomanda ancora Bergoglio, alle persone fragili e disagiate, specie se anziane, perché i gesti più meritori sono quelli piccoli, nascosti ma significativi del servizio quotidiano. Se anche i vostri superiori non vedono questi atti nascosti, voi sapete bene che Dio li vede e non li dimentica. La cronaca, nascondevano mitragliatori, fucili d'assalto e granate. In provincia di Varese la Digos ha scoperto un vero e proprio arsenale di guerra. Il servizio di Luigi Ferraiuolo. Armi da guerra, bombe, milioni di munizioni, c'era l'imbarazzo della scelta nel giro di trafficanti d'armi internazionali sventato a Varese. Si poteva armare una rivolta in ogni paese del mondo. Tra i 4 arrestati anche una vecchia conoscenza del giro buono internazionale, il 60enne Fabio Del Bergiolo, ex funzionario della dogana di Malpensa, che l'anno scorso fu arrestato perché scoperto a vendere un missile terra-aria come se fosse un giocattolo. L'inchiesta della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, coadiuvata dal Servizio Antiterrorismo della Polizia, ha scoperto che il traffico d'armi riforniva soprattutto il mercato nero di Georgia, Afghanistan e Iraq e forse anche la criminalità organizzata o comunque gli era legata. Di sicuro non riforniva forme di terrorismo o estremismo interno italiano.
Tra le armi vendute anche mitra cecoslovacchi, fucili d'assalto Armsel Striker, mitragliatrici pesanti, mitragliatori, Kalashnikov, granate, pistole e migliaia di munizioni. Il gruppo, secondo il PM di Busto Arsizio Massimo De Filippo, era in grado di movimentare enormi quantità di armi estero su estero, senza nemmeno transitare dall'Italia, grazie ai referenti internazionali e alla stima di cui godeva. La protesta del movimento pro-life. Scendono in piazza a Roma gli oppositori al disegno di legge Zan sull'omotransfobia. C'era per noi Leonardo Possati. In una piazza del popolo in festa, scaldata dal sole autunnale, centinaia di persone si sono date appuntamento malgrado il Covid-19 per ribadire la preoccupazione e la contrarietà di fronte al progetto di legge Zan sull'omotransfobia, che dice di voler prevenire e reprimere comportamenti violenti o persecutori, di fatto già perseguiti dal codice penale, ma che in realtà nasconde norme che aprono a derive liberticide e che colpirebbero l'espressione di una legittima opinione. È una proposta di legge che, veicolata con la buona intenzione di essere contro ogni forma di violenza e di discriminazione delle persone omosessuali, argomento sul quale siamo assolutamente d'accordo, ma in realtà introduce un vero e proprio reato di opinione, una limitazione alla libertà di pensiero e di manifestazione del pensiero su tematiche terribilmente sensibili come sono ad esempio l'educazione dei bambini alla sessualità, all'affettività. I rischi del testo Zan, Scalfarotto, Boldrini sono molteplici. La generica definizione delle quattro categorie, identità di genere, orientamento sessuale, sesso, perché sono talmente non definite che possono dare adito a un problema di interpretazione e quindi è chiaro che con una definizione così generica questo è in mano completamente all'interpretazione del singolo magistrato. Altra insidia paventata dagli organizzatori della manifestazione è che proteggendo discriminazioni si apra la possibilità di imporre nelle scuole italiane l'educazione gender frutto di una colonizzazione intellettuale, come già più volte ricordato anche dal Papa. Tutto questo nella piena consapevolezza che nessuno deve essere discriminato per la propria scelta sessuale, ma al tempo stesso nessuno può essere imbavagliato per legge. Storie drammatiche di migranti. Ha fatto il giro del mondo il filmato in cui una bimba piange disperata perché non vuole salire con il papà su un gommone che tenta di attraversare la Manica con il mare in burrasca. Francesco Durante. Un viaggio pericoloso con il mare in tempesta. Sulla costa di Calais, in Francia, un gruppo di migranti si prepara ad attraversare il canale della Manica a bordo di un gommone. Sono le 3 del mattino. Tra loro c'è anche una bambina di 5 anni che viene costretta dal padre a salire sull'imbarcazione di fortuna. Ma la piccola è spaventata. Tra le lacrime grida: papà, non voglio andare. Una scena straziante tra i tanti drammi delle persone migranti. Il video, girato da una troupe della rete televisiva britannica ITV, è stato inserito nel nuovo documentario d'inchiesta trasmesso giovedì scorso per la serie di attualità dal titolo A caccia di trafficanti di persone. Con l'aiuto di un ex membro dell'organizzazione criminale, la troupe è riuscita a filmare in segreto la disperata vicenda dei migranti. L'indagine è durata 6 mesi. I reporter si sono infiltrati nelle bande di trafficanti che stanno realizzando enormi profitti con le traversate della Manica, spacciandosi per migranti. Anche a loro sono state chieste 3.500 sterline, oltre 3.800 euro per il trasbordo nel Regno Unito. Quest'anno almeno 7.000 migranti, molti vittime dei trafficanti, sono arrivati in Gran Bretagna su piccole imbarcazioni. È Firenze il cuore delle celebrazioni in occasione del 700° anniversario della morte di Dante. Sono pronte per il 2021 oltre un anno di iniziative. Ascoltiamo il ministro Franceschini. Beh, Dante è l'Italia, la lingua italiana, è l'Italia prima che l'Italia ci fosse, quindi davvero i 700 anni sono un grande evento, non soltanto dal punto di vista culturale, un evento internazionale, ma anche da un punto di vista di ricostruzione di una comunità nazionale che si riconosce in qualche cosa che la unisce, quindi sarà veramente un grande, pieno di eventi a Firenze, pieno di eventi in Italia, con una grande attenzione in giro per il mondo, quindi sarà un anno molto importante. Alla Festa del Cinema di Roma è il giorno del docufilm Io mi chiamo Francesco Totti, diretto da Alex Infascelli. L'ha incontrato Fabio Falzone. Da lì è partito tutto. È uscito Rizzi Bene, il posto al giovane Totti.
Totti non c'è, niente bagno di folla alla festa di Roma, niente tifosi sulla cavea dell'Auditorium, eppure oggi è protagonista la festa del cinema di Roma in tutta la sua bellezza, il documentario che ce lo racconta come calciatore ma anche e soprattutto come persona. Al timone di regia Alex Infascelli, che si è fatto notare con film come Almost Blue e il documentario su Kubrick. Raccontare l'uomo e non il calciatore, per dire una banalità che però non lo è poi nella fattispecie. E tu che cosa hai scoperto? Io di Francesco vedevo l'adesivo, il murales, il gol, no? Sapevo chi era, lo vedevo nei rotocalchi, eccetera, eccetera. Ma non mi sarei mai immaginato di scoprire chi c'era dietro a quell'icona. Dietro quell'icona c'è un essere umano con una grande connessione con l'invisibile. Francesco ha la boa di 40 anni. Ha imparato tante cose. L'infanzia, la Roma, il tifo, l'operazione al ginocchio, la famiglia, i figli. Un documentario curatissimo, emozionante e vero, che ci svela Totti come non l'abbiamo mai visto prima. La famiglia, i figli, come una persona normale. C'è tutto, c'è la famiglia, c'è Ila, ci sono i figli, Francesco è imbevuto, ci sono gli amici e poi ci sono i tifosi. E quindi Francesco è imbevuto di quest'amore ed è fondamentale questa cosa. Una notizia appena giunta in redazione, il focolaio di coronavirus a Montecitorio comincia ad ostacolare le attività parlamentari, a farne le spese l'esame del discusso disegno di legge Zan sull'omotransfobia. Il presidente della Camera Fico ha detto che su richiesta dei capigruppo di opposizione, in virtù delle positività e delle quarantene nei loro gruppi, slitta l'esame del provvedimento. Continua invece il resto delle attività parlamentari, ha concluso Fico. Restate con noi, buona serata. I nostri programmi della serata su Telepace 1 al canale 15 alle 21:10.